Ciao a tutti, io sono Valentina e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi proverò ad indovinare l'età dei personaggi. Sarò in grado di fare questo gioco? Lo scopriremo subito. Però, prima di andare a farlo, vi voglio spiegare un attimo le regole. Io, per indovinare l'età dei personaggi, utilizzerò questa tavoletta, in modo che poi possiamo anche giocare insieme, ok? Però, guardate, io sono troppo contenta di questa tavoletta perché è magica. Se voi presa da Tiger, quindi tutto ciò che trovate da Tiger è magico, anche se inutile è magico. Che però no, quando poi scoprite che in realtà le cose da Tiger si sentono utili per la vostra vita, vi sentite realizzati. Ve lo dico io perché questa tavoletta sarà utile per questo video. Ok, perché guardate, voi scrivete qualcosa, no? Poi io faccio adesso questo quadrato, non è un quadrato perché è storto questo quadrato, però guardate, si cancella. Wow. Ok, smettiamo di fare gli sciocchi, io direi di cominciare subito con il video. Allora, il comandante Massimo, secondo me ne ha una trentina di anni, però potrebbe averne anche 35, però non più di 35, ecco. Secondo me ne ha tra i 30 e i 35. Io adesso lo vado a scrivere sulla mia magica tavoletta e poi ci confrontiamo. Ok, io l'ho scritto, voi ci siete, giriamo insieme. 3. 2, 1. Secondo me ne ha 32. Voi cosa avete detto? Scrivetelo qua sotto nei commenti. Ora andiamo a verificare subito per vedere se abbiamo vinto. Ma come? Non ci credo, ho sbagliato, ha 42 anni. Ho sbagliato di 10 anni, ma com'è possibile? Li porta benissimo. Sono triste perché ho già perso. Migliorerò con la prossima sfida. Ne sono certa, sì, perché io sono proprio brava a indovinare l'età dei personaggi, certamente. Allora, Carmine, che mi sta anche simpatico, secondo me, allora, voglio essere generosa con lui, quindi io gliene do, non ve lo dico, scusate, però avete già capito, quindi lo scrivo, io l'ho scritto. Giriamo insieme, 3, 2, 1, 26, io dico 26. Perché sì, ha proprio la faccia di uno che ha 26 anni. Andiamo a controllare. Io l'avevo detto che il mio ragionamento non era stupido, aveva senso. Infatti ha 26 anni, Carmine. Magic. Ciro, se non avesse la barba gliene darei di meno. Però, dato che ce l'ha, io gliene do giusto un in più rispetto a Carmine. Ah no, aspettate, però ve l'ho detto. Vabbè, 27. Sto fallendo miseramente, secondo me, perché vi ho già detto il risultato senza neanche scriverlo. Vabbè, questa qua ho trassato. Andiamo a controllare. Non bisogna barare nei giochi, infatti ho sbagliato. 25. Però in realtà, io anche quando gioco solo in famiglia, però anche in realtà quando gioco con gli amici, io trasso sempre. Nel senso che, ad esempio, quando gioco con Ludo, con la mia famiglia, io sto sempre con mia madre, perché almeno possiamo barare insieme. Infatti, quando mia sorella e mio padre si distraggono, noi guardiamo le loro carte, guardiamo le loro tabelline. Poi però si arrabbiano, ma io non capisco più perché si arrabbiano, scusate, ma è proprio la parte più divertente, non farsi scappare mentre si bara. E invece loro si arrabbiano. Io non capisco proprio, non si sanno divertire loro due. Infatti sto sempre con mia mamma. Allora, Pino. Io gliene darei anche 17, però è improbabile che ne possa avere così pochi. Quindi io sono tra i 20 e i 25. Andiamo a scriverlo. Stavolta sono stata brava perché non ve l'ho detto. Io l'ho scritto. Voi ci siete? Giriamo tra 3, 2, 1. 22. Io dico che ha 22 anni, non so. Ho buttato a caso, sinceramente. Io gliene avrei dati anche 17-18. Però, boh, vediamo. Ho azzeccato il numero. Oh, era giusto. Però, dai, ne ho azzeccate due al momento. Grande, Vale, grandissimo. Allora, Edoardo. Secondo me ne ha tra i 25 e i 30. Andiamolo a scrivere. No, aspettate. Però bisogna ragionare prima di scrivere le cose. Allora, dato che 33 più 1 fa 34, noi sappiamo che 35 meno 1 fa 34. Quindi, di conseguenza, il numero, l'età di Edoardo sarà 34. Se è giusto, ragazzi, io vi giuro che grido dalla gioia perché questi ragionamenti non hanno senso. Non posso gridare dalla gioia perché ha 27 anni.
Aspettate, poi avevo anche detto che poteva avere tra i 25 e i 30 anni, quindi ho proprio cannato la grande. Allora, Nadizza. Boh, vediamo. No, non ve lo dico. Giriamo insieme. 3, 2, 1. Oh, non ve lo faccio vedere, non scherzo. 23, gli dico che ha 23. Sì, ha proprio la faccia di una che ha 23 anni. Ma hanno tutti 26 anni, non ci credo. Abbiamo già incontrato tre personaggi con 26 anni. Il prossimo personaggio di cui andremo a vedere l'età avrà sicuramente 26 anni. Maschio o femmina, l'età non ha importanza. Ha 26 anni. Adesso andiamo a prendere un personaggio a caso. Anzi, vado proprio a prenderlo col telefono. Abbiamo qua i vari personaggi, ok? Io vado a prenderne uno a caso, non guardo nemmeno. Vediamo. Allora, io adesso scorro, non guardo neanche il telefono. Prendo un personaggio a caso e vi dico che ha 26 anni. Ok, credo di aver cambiato, perché non sto guardando con la coda dell'occhio, ma non lo vedo bene. Ah, ho cliccato Filippo, 24 anni. L'avevamo già fatto Filippo, però. E vabbè, però 26, 24, due anni di differenza, stessa cosa, certamente. No, dai, scherziamo, torniamo a vincere, a giocare. Allora, scegliamo questo personaggio. No, ok, torniamo seri, parliamo di Viola. Vado a scriverlo. Non spiate. 27, secondo me ha 27 anni, sì. No, ho sbagliato di nuovo, 24 anni. Quanti personaggi ho indovinato? Non mi ricordo nemmeno, forse 2 o 3 su... Quanti ne ho fatti? 7, 8? Non ha importanza. Basta, se volete la parte 2 fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Scrivetemi i risultati di quello che avete ottenuto e ditemi anche se avete indovinato. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, su Instagram e TikTok, di lasciare like, di attivare la campanella per non perdervi nessun altro mio video e noi ci rivediamo con un prossimo video. Ciao!